Attenzione, aspetta, secondo della pompa. Funziona! Buongiorno e buon brontolo caffè del lunedì. Ora siamo già di nuovo alla nostra lavagna e facciamo i conti della settimana precedente. Allora, in realtà abbiamo speso più di quello che credevo, nel senso che abbiamo trovato cose, in realtà abbiamo fatto meno cose di quelle che pensavo. Prima di tutto abbiamo trovato la tenda. La tenda, la aggiungiamo, è una vecchia Air Camping di, io penso, primi anni 80 più o meno, prima serie dell'Air Camping, si apre al libro, l'ho trovata a Trieste e l'abbiamo pagata 380 euro dopo un po' di estenuanti contrattazioni, si era partiti da 450, contentissimo, portata a casa. Cosa ci è servito? Per trasportare la tenda ci sono volute le barre portatutto, quindi noi siamo anche andati a comprare le barre, c'è proprio il kit per il Sorrento, circa 70 euro, mi pare 69 qualcosa, comprati da Beps, che erano in sconto in questo mese. Quindi noi ci siamo portati a casa le barre in acciaio, che sono le più robuste, con le staffe, diciamo, di fissaggio. Con questa cifra, quindi tra 80 più 70, quindi 450 euro, noi abbiamo la tenda fissata sul tetto, ma ci dovremo lavorare. Dopodiché abbiamo comprato il materiale elettrico che ci serviva per finire il cassone, quindi la fusibilierina, i pulsantini, un po' di cavo, 4 metri di cavo, 2 mmq e 2,5 e i vari Fastom. Mi pare di aver speso 19, facciamo 20 euro, facciamo elettrico, ok, 20 euro, perfetto. E ultimo, ma non ultimo, dobbiamo aggiungere la manodopera che noi abbiamo speso, diciamo, da Beppe quando siamo andati da lui a smontare e verificare gli ammortizzatori. Quindi scriviamo Beppe 1, perché Beppe 1? Perché, come avete sentito nel video, sarà un lavoro che dovremo rifare, quindi questo è solo il primo step, e ci aggiungiamo 200 euro, d'accordo? Ora, come al solito, ragazzi, datemi un attimo, facciamo i conti, perché sennò qui è un casino. Aggiorniamo quindi, ragazzi, il nostro ammontare, che da 6.450 ci diventa 7.120, d'accordo? Ora, ci spostiamo di qua e siamo a 7.120 euro spesi. Abbiamo ancora un pochino di spese da fare, ma non così tante. Buono, sono molto soddisfatto. Questo, ragazzi, è molto importante perché rende realistico tutto quello che stiamo facendo. Questa mattina invece noi voglio in questa settimana terminare definitivamente il cassone e metterlo in macchina. Quindi ci mancherà di lavorare sull'impianto elettrico per fare il collegamento del frigo e della pompa dell'acqua, inserire la pompa dell'acqua all'interno delle taniche, e di fatto ci manca di smanazzare, chiamiamolo così, tutto il cassone con uno smalto nero che andiamo a comprare, semplicemente per renderlo il più carino possibile, anche perché prima di andare a immocchettarlo, fargli le rifiniture, dovremo verificare almeno per un mesetto che tutto funziona correttamente, onde evitare di dover fare della modifica e dover andare a togliere poi la moquette. Ok, al lavoro, è lunedì. Ok ragazzi, bella, questa mi piace parecchio, impianto elettrico funzionante, avete visto, quindi abbiamo usato questo cablaggio, ve lo spiego, che è quello che vi avevo fatto vedere in uno short e ne ho comprati giustamente due, che è questo qui,
D'accordo, questi reggono fino a 15 ampere di carico, sono già cablati con dei 2,5 e ti danno anche un sacco di fusibilini. Io ho pagati, mi pare, una decina di euro, comodissimi, perché ne ho due, così uno è già installato, che l'avete visto, e l'altro è di ricambio. Stiamo usando la presa principale, che è questa, perché? Perché è una presa che mi regge fino a 10 amp, questa è la mandata principale, quindi esce. Qui c'è il primo mammut di collegamento, d'accordo, che adesso vedremo anche dove e come fissarlo. Qui dietro c'è il secondo della mandata principale dell'impianto elettrico, eccolo qua, e poi abbiamo il frigo che esce alla sua linea del fusibile da, in questo caso gli ho messo un 10 ampere, ma dovrebbe essere comodamente quello da 15, se non vado errato, della Indel B. E la prima parte dell'impianto elettrico l'abbiamo fatta. Adesso c'è una cosa simpatica che ve la faccio vedere quando, mannaggia la boia, fanno le schede tecniche. Presa la pompetta della Brunner, la pompetta della Brunner, che è l'Aquatic, si chiama così, mi dà come diametro 38 mm. La nostra Tanica ha come diametro 38 mm, va tutto bene, infatti vedete che entra perfettamente, tranne quando arriva qui. Perché? Perché questo non è 38, questa parte verde è 38,3. Basterebbe scriverlo. Bene, comunque, fatto questo, adesso noi dobbiamo asolare le taniche, tanto per avere del culo, cioè vuol dire che questa parte di imbocco, se vedete, è conica, d'accordo? Quindi questa parte noi dovremo tagliarla, perché la parte del filetto poi che serve per la tanica è sotto e qui si allargherà al diametro che ci serve. Cioè, che bei lavori, ragazzi, tutte le volte che fai qualcosa, mai che una roba vada dritta, precisa, funziona. Negativo. Bene, al lavoro. Impianto elettrico finito anche della pompa, di conseguenza, come abbiamo visto prima, spero che così riusciate a vedere tutti. Primo pulsante di attivazione mi accende il frigo, vedete qua le lucine, spero di sì. Attenzione, aspetta, secondo della pompa, funziona! Dai, chiudiamo sta roba che è uno spettacolo. Fra, aspetta, anzi, invece di chiuderlo, ma quanto consuma la nostra pompettina elettrica? Perché prima abbiamo visto il frigo, Vediamo un attimo quanto ciuccia la pompettina. Si puppa tutto in una volta 6 watt. Cioè, praticamente non ha fatto un ampere. Spettacolo. Ora è a scarico, chiaramente non è in acqua, quindi arriverà di più. Bella, dai, continuiamo. Ci siamo portati il cassone sui cavalletti, così lavoriamo meglio. Allora, anche l'impianto idraulico è completamente finito. Vedete che qui c'è la sua pistola con lo sgancio rapido e la sua attivazione, e anche quella l'abbiamo posto. Gli è andato un tubo, diciamo, di 2 metri, se per caso lo devi portare anche fuori dal 4x4. Già la doccia è una cosa diversa, ma ne parleremo. Quindi abbiamo per adesso già il tubo forato. La cosa che dovremo ancora fare, che ora non è ancora fatta, è sigillare chiaramente questa parte, altrimenti durante gli scossoni da qui esce dell'acqua. Comunque il cassone di fatto, ragazzi, siamo a posto e finiti con tutti i vari cablaggi principali. Manca il cablaggio di ricarica, che sarà il, diciamo, il cavo di uscita che mi uscirà da qua e entrerà nella macchina per il punto di ricarica quando noi viaggiamo
viaggiamo, quindi chiamiamolo il DC to DC. Bello. Beh, ora ragazzi dobbiamo fare un'ultima cosa dopo, oggi che lunedì ci fermiamo. Abbiamo ricavato questa settina, guardate, perché serve per fare questo, d'accordo? Noi andremo a fissare, e abbiamo già preparato anche le zeppe, che sono qui, andremo a fissare le taniche, guardate, in modo che abbiano, chiaramente ce n'è una anche dall'altra parte, un fissaggio di emergenza, in modo che durante il viaggio non possano saltare fuori. Quindi adesso ci prepariamo le zeppe, le preforiamo, le attacchiamo e qui sopra andiamo a mettere invece delle viti che possono essere rimosse, in modo che se io devo cambiare la tanica o voglio sbarcare le taniche, semplicemente svito le viti, tolgo l'asse di finitura. Andremo a levigare tutti questi spigoli vivi in modo che questo sia stondato e prenda proprio la forma esatta dei due manici, in modo che siamo tranquilli. Bello, adesso ci facciamo queste ultime due o tre forature e poi per oggi che è lunedì direi che siamo a posto. Buongiorno, è martedì! Oh, ragazzi, guarda qua, l'architetto in piano di battaglia. Allora, stamattina siamo in verniciatura e abbiamo anche Mauro dall'altra parte che sega! Allora, dobbiamo lavorare da due parti. Io devo dare una mano a Mauro perché giustamente, ragazzi, abbiamo una stufa della miseria e gli stiamo sistemando il camper, ma questa è un'altra storia. Poi ve la racconterò. Invece, semplicemente oggi diamo, come vi dicevo, una smanazzata al cassone. L'architetto è già in proprio... siamo già veramente pronti alla battaglia. Allora, usiamo il nostro diluente sintetico, il nostro smaltino nero. Lui adesso si mette con il nastro carta e il contorno del frigo e semplicemente andiamo a dare una smanazzata di smalto nero a tutto il cassone, semplicemente per fargli prendere un buon colore e un minimo di protettivo. Quando poi sarà finito e tutto funzionante, allora ragioneremo su mettere magari la moquette o qualcos'altro. Adesso vi metto in giro che intanto che lui vernice ci guardiamo. Ringraziamo il pittore, guarda qua, che spettacolo. Abbiamo già la prima manata forte, adesso chiaramente ancora c'è ancora il nastro carta, due o tre rifiniture da fare, però abbiamo il cassone tutto nero, è bellissimo, perfetto, il pittore. Ok ragazzi, adesso ci tocca, grazie all'architetto che ha dato la smanassata, è già 2-3 ore che fermo, ci tocca di fare un po' le rifiniture, le parti che ci sono, seconda mano, inutile che vannoio sempre con il ta-ta-ta. Secondo me ci vediamo domani. Buongiorno, è mercoledì! Oh ragazzi, abbiamo già il cassone, ormai è finito, aspettavo un attimo ancora prima di montarlo, quindi stamattina ragazzi ci concentriamo su il finale dell'impianto elettrico perché dobbiamo andare a inserire il punto di ricarica. In questo caso il primo punto di ricarica sarà il collegamento alla macchina, quindi il DC to DC, e dopo successivamente andremo poi a guardare il collegamento con i pannelli solari, quando e se arriveranno, perché bisognerà vedere se avremo lo spazio. Ok, dai, finiamo l'impiantino elettrico, così intanto siamo a posto. Dunque,
Allora, tutto l'impiantino è di fatto finito, avete visto il funzionamento. Una cosa che voglio fare è, allora, questa presa, d'accordo, che è la classica, chiamiamola presa accendisigari, è di fatto molto salda, d'accordo, cioè quando è bella infilata sta ferma, però considerando le vibrazioni questo potrebbe, vedete, sfilarsi leggermente. Se si sfila chiaramente io perdo connessione, frigo e tutto. Stavo pensando che potrebbe essere simpatico, siccome questa è di fatto gomma, io qui gli faccio un giro con il Polymax nero, d'accordo? Non fa nient'altro che tenermi fermo bene in sede, ma se lo devo cavare mi è sufficiente fare una torsione, poi una trazione, e di fatto lo vado a staccare. Chiamiamola che è una blindatura aggiuntiva, famoso discorso, perché conosco cosa vuol dire le vibrazioni in fuoristrada. Ora, procediamo a fare questa cosa, che facciamo proprio una mini sigillatura, chiamiamola così. Sono più tranquillo io. Di fatto, ragazzi, dobbiamo aspettare ancora un giorno, perché lo smalto non è ancora preso benissimo, considerando che cominciano le giornate brutte. Ora, finiamo questa cosa, così di fatto il cassone è tutto finito. Mi concentro sull'ultima parte della falegnameria, se vi ricordate ancora là sopra, che è il famoso catino, e domani, ragazzi, mettiamo il cassone in macchina e facciamo il primo collegamento. Stavolta, ragazzi, mi sa che ci siamo. Cassone finito veramente con tutto. Avete visto, ragazzi, il montaggio anche della nostra assettina. Gli ho messo, vedete, il fermo di chiusura in modo che quando è in viaggio non possa muoversi, e quando serve semplicemente va a ribalta e il nostro catino chiaramente è qui sopra. Quindi con questo tipo di ferro e peso, anche se questa fosse completamente piena d'acqua, non avrebbe problemi, ok? Ha una buona torsione ed è fissata in un buon modo. Carino, mi va fuori dalla macchina quello che mi serve, ma soprattutto questo catino vi spiegherò il perché di questa dimensione, il perché così, il perché non forato. Diventerà tante cose quel catino, mi piace molto. Ora mi tocca chiaramente una cosa, devo smanazzare di nero questi ultimi, diciamo, particolari. Andiamo a chiudere tutto. Questi ultimi particolari vanno tutti smanazzati di nero. A questo punto lasceremo fermo il cassone anche tutto domani e lo andremo a imbarcare, ragazzi, venerdì. Ma domani, ragazzi, facciamo una cosa divertente, cominciamo a lavorare sulla strumentazione di bordo. Questa mi sa che vi piacerà tanto e vedrete quante cose si possono fare anche solo con un vecchio tablet che avete sicuramente abbandonato da qualche parte. Ragazzi, a domani. Buongiorno, è giovedì, ragazzi. Oggi finiamo finalmente il cassone e, come vedete qui sopra, ho approntato i pezzi che ci servono per la parte dell'impianto idraulico quando rimetterò sulle taniche, è l'ultima cosa. Quindi ora noi ci possiamo girare la nostra parte che ha già preso e andiamo a verniciare sempre di nero questa parte qua. Quello che vi dicevo inerente alla strumentazione di bordo, che come vedete è già qui, mi sa che lo rimandiamo alla prossima settimana, perché vorrei venerdì riuscire a mettere sul cassone. Quindi mi concentro sull'ultima parte della verniciatura, riposo le taniche e cominciamo a guardare l'impianto elettrico. Adesso vi metto in giro, che vi tocca sempre verniciare.
Ok ragazzi, bene o male siamo riusciti a fare tutto e soprattutto abbiamo il cassone effettivamente, ora posso dirvelo, finito, manca solo il collegamento con la macchina. Abbiamo aggiunto, come avete visto, nella parte del nostro impianto idraulico, allora questo sgancio rapido che si inserisce in una Y con entrambi i rubinetti. Come vedete, secondo sgancio rapido e arrivo in questo momento alla pistola che ha una dimensione per arrivare più o meno a diciamo il nostro catino sempre. Questa cosa mi servirà per due cose fondamentalmente. Uno, posso avere il secondo aggancio per portarlo fuori dalla macchina. Uno. Due, quando vado a cambiare il diciamo il tappo della tanica, quando qua io lo sigillerò diventerà rigido, quindi avrò bisogno di poter staccare lo sgancio rapido in modo che questo stia dritto e dovrò anche comprare uno spinotto di collegamento qua in modo che quando io vado a svitare la tanica che ha questi tubi fermi non si attorciglino fra di loro. Quindi bello, mi piace questo impiantino, anche perché tutte queste minuterie sono facilmente recuperabili praticamente ovunque senza problemi e hanno costi bassissimi. Beh ragazzi, oggi che è giovedì, alla fine non abbiamo fatto tantissimo, mi è ci è voluto un pochino a capire tutte queste cose qua. Ci vediamo domani che, se tutto va bene, carichiamo la bestia in macchina. Buongiorno e venerdì ragazzi, ultima cosa da fare al cassone e la facciamo subito. Volevo anche farvelo vedere perché è un oggettino che io personalmente almeno non conoscevo. Come avete visto, abbiamo fatto lo sgancio rapido per la tanica, dobbiamo fare anche lo sgancio rapido per quello che è il tubo chiaramente rimandato dalla pompa. Ci sono questi connettori che sono dei connettori stagni, ora in questo caso vedete che sono dei 4 poli, quindi è simpatico perché quando io lo vado a chiudere e lo vado a fisicamente tappare, questo connettore mi diventa stagno. Questa è una cosa molto interessante. Ora lo montiamo, che di fatto è l'unico punto rimasto, dopodiché teoricamente dovremmo riuscire a caricare il bestione qui in macchina. Bene, al lavoro. Ragazzi, abbiamo il cassone in macchina, spettacolare, e vi volevo far vedere cosa succede quando fai le progettazioni. Tutto figo, non abbiamo sbagliato di un centimetro, guarda, rigo perfetto, questo perfetto, guarda, vedi, arriva perfettamente, che anche eventuali raffiche di vento non ti danno fastidio, sei al coperto quando scaldi qualcosa, ma abbiamo sbagliato 5 centimetri questa, guarda un po', porco, Giuda. Mannaggia la miseria, quindi adesso purtroppo dovrò asolarlo fino a 43 cm che è l'altezza e andremo in appoggio a sbalzo. Succede anche questo. Le modifiche, quelle belle, vedi, fortuna che c'è l'architetto. Praticamente questa parte che, come avete visto, è un pelo lunga, noi dovremo in questa parte qua sotto togliere di fatto 7 cm in modo che questo venga più giù e possa fare questo giochino di apri e chiudi. Dai pur, tagliamo tutto.
ragazzi, è un bel modo di chiudere il venerdì, eh? Ragazzi, cassone montato, avete visto? Stavolta le misure sono giuste, quindi abbiamo tutte le aperture perfette, cioè, rendetevi conto, il cesello, ok? Cioè, guarda qui, perfetto. Quindi avevo preso tutte le misure, tranne, qua, avevamo sbagliato. Cambia poco, tagliato, accorciato, fatto. Fra l'altro è anche simpatico perché alla fine la posizione è comunque ben corretta, quindi ce l'abbiamo nella posizione giusta, va molto bene. Allora, prossima settimana ragazzi abbiamo un sacco di cose da fare, tra cui la strumentazione di bordo, e cominciamo a fare i test anche del cassone, perché ora quello che ci manca è qui, vedete che c'è una presa CND sigari che fra l'altro è da 120 watt, quindi sono 10 ampere di carico, ok, e avremo chiaramente il primo punto di ricarica del nostro cassone. Ora non ho nient'altro da fare io che, guardate un po' qui, vedete i miei gancettini, io vado a inserirli e vado poi a tensionarli con il mio tensionatore. Fisso il cassone e direi che è stata in generale una gran bella settimana, non solo venerdì. Però primo step ragazzi, ci siamo, cassone a bordo e completamente funzionante. Ragazzi, alla prossima settimana.